È stata una vera e propria festa la cerimonia con cui il sindaco della città metropolitana di Torino, Stefano Lo Russo, ha riaperto il cancello che da via Carlo Alberto dà accesso a un'oasi di verde, il giardino di Palazzo dal Pozzo della Cisterna, sede aulica della città metropolitana. Il simbolico e partecipato taglio del nastro tricolore, accompagnato dalle note del corpo musicale torinese, ha dato il via a una nuova fruizione del giardino storico, che sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19. E sono molto contento oggi che questo lavoro che abbiamo fatto possa essere restituito alla città. Che tipo di attività si possono ipotizzare nel giardino, in questo cortile? Sicuramente il giardino è un giardino e quindi sarà un luogo di ristoro e di riposo. La nostra idea è quella di rendere il giardino, e non solo il giardino, un luogo fruito dalle attività culturali della città. Proporremo questo luogo come sede di eventi culturali della città. Lo stiamo facendo nell'ambito di una riorganizzazione generale degli spazi della città metropolitana e soprattutto di una resa al pubblico di questo straordinario patrimonio architettonico che è il Palazzo della Cisterna, che è in fase di riconversione per poter essere appunto fruito quotidianamente dalle torinesi e torinesi, dai tanti turisti che sono nel centro della città. La cerimonia è stata anche l'occasione per Consolata Beraudo di Pralormo per presentare l'edizione 2023 di Messer Tulipano, in programma dal 1 aprile al 1 maggio al Castello di Pralormo. Non è primavera nel territorio metropolitano torinese senza Messer Tulipano. 1 aprile, 1 maggio, l'appuntamento è imperdibile. 23 anni che continuiamo con tenacia con questo argomento, sempre appassionati, sempre nuovo. Quest'anno ci sarà un tema speciale che è il fiore fonte di ispirazione per la moda, per i gioielli, quindi tante altre cose e soprattutto tanti fiori nuovi, anche delle varietà rare mai viste. E ci teniamo moltissimo che tutti passino una giornata di serenità, è quello che ci dicono sempre. La frase più bella che ho avuto in questi anni, mi hanno detto: noi torniamo sempre perché lei ci dona occasioni di stupita meraviglia. Che lo trovo che è un insieme di cose, no? E mi piace moltissimo e vogliamo essere quello, perché Pralormo vuole essere un motore anche economico per il territorio, e lo è stato e lo è, perché in effetti è una ricaduta importante anche tutto intorno, però vuole essere sempre un'eccellenza particolare.